No, non c'è niente. Ottimo. Fammi ragionare. Una cosa, dobbiamo trovare una sola soluzione. Chi è che abita qui vicino? Abbiamo 2 euro, come... Matti? Che era quel flash? Non si sta facendo. Matti, ti prego. Così. Cos'è? Ah! Tornarci, è stata buonissima. Sì, vero, buonissima. Ti serve una mano? Sì, aspetta. Non trovo le chiavi. Vuoi darmi qualcosa così svuoti la borsa? Sì, telefono. Ok. E il portafoglio. Ma quante cose c'hai in questa borsa? Matti, mi servono. Vabbè, dammi tutto. Gli elastici. Chi degli elastici? Fazzoletti. Terribile tappotto. Non ci credo. No, non mi dire che te lo sei portato in pizzeria. Io lo porto sempre in giro con me. Cioè, non ci posso credere. Vabbè. Lentine. Non ho più spazio. Questa. Medicina. Vabbè, adesso dovresti riuscire a prendere le chiavi. No, aspetta, cuffiette. La figurina di Federico Chiesa. Prendi queste chiavi, ti prego. È così carino. Ninna, te lo butto dalla finestra se non trovi le chiavi adesso. Ninna, non ce le ho nemmeno io, non ho mai avuto le chiavi, le prendi sempre te. No, ti prego. L'ho dimenticato. Tieni sta cosa un attimo. Aspetta, no. Controlla nei taschini, ce l'ha più questo taschino. No. Controlla da qualche parte ancora. Stai facendo cadere tutto. Guarda nelle tasche. Non ci guarda sta. Nelle tue tasche, nelle sì, tue. Sì, guardo, non ci sta nemmeno la mia mano nella tasca. E adesso cosa dovremmo fare senza chiavi? Spiegami di notte. Vabbè, senti. La macchina, forse l'abbiamo lasciata in macchina. Sì, forse sono in macchina. Sei sicuro che non ce l'hai? Ninna, io non ho mai avuto le chiavi, le prendi sempre tu. Andiamo a vedere in macchina. Ma secondo te sono in macchina? Secondo me le abbiamo lasciate tipo sul cruscotto, perché ogni tanto ci dimentichiamo le cose in macchina, no? E se non sono lì cosa facciamo? Se non sono lì torniamo in pizzeria e andiamo a vedere. Ma no, Matti, io penso di averle viste sul tavolo della cucina prima di uscire. Vabbè, ma ora che cos'è questa? Oh, mamma mia, cioè abbiamo solo lasciato le chiavi da qualche parte. Ma nessuno ha le chiavi, quindi non possiamo entrare, quindi o chiamiamo i pompieri o non entriamo. Sì, vabbè, i pompieri, cioè ti rendi conto che per ogni cosa che succede vabbè, tu ogni vabbè, volta tu, fai sì, delle okay, storie. Allora apri con la magia. Quindi ora che non sono sul cruscotto della macchina, devo mettermi la cintura. Ora ti metti la cintura e aspetta, guarda un secondo lì dentro. Sì. In genere lì ci mettiamo tipo le cose che non ci servono. Magari le hai messe lì per sbaglio prima? No, Matti, non ci sono. Aspetta qua. Controlla. No, c'è un gettone. Un gettone, ok. E quindi dove andiamo adesso a cercare le chiavi? Spiegami. Aspetta. Sì? Il cofano. Non abbiamo guardato nel cofano. Cos'è il cofano? Il cofano, il coso dei bagagli dietro, come si chiama? Ok, allora fermati, Matti. Aspetta, non mi posso fermare in mezzo alla strada, fammi passare un attimo. Aspetta che mi fermo un secondo qua, ok? Sì. Perfetto, fermiamoci. Magari le abbiamo messe dietro, no? Che ne so, magari hai lasciato qualche borsa, qualcosa, andiamo a vedere. Vai tu? Che vuol dire vai tu? Devo venire anch'io? Certo, aiutami. Quanti occhi servono per guardare dietro? No, non c'è niente. Ottimo. Ciao a tutti falsacchiotti, anzi un saluto da Ninna e da Matti. E siamo ufficialmente rimasti chiusi fuori casa di notte. Yeah. Allora, ragioniamo. Ragioniamo. Sì. Il ragionamento è che noi siamo fuori casa di notte, non abbiamo le chiavi e non sappiamo che cosa fare. Allora, domattina la ferramenta sarà aperta. Ok, domattina, ma dove la passiamo la notte noi, Ninna? Allora, intanto vediamo qua. Non ho soldi. No, aspetta un secondo. Io ho usato tutti i soldi per la cena di stasera. E tu mi dici che non hai nemmeno un euro? Sì, un euro ce l'ho sicuramente. Aspetta. Due. 2 euro. Sì. Ottimo, molto bene. Che cosa ci dovremmo fare noi con 2 euro? Non possiamo nemmeno andare a dormire in un albergo. Appunto, era quello che volevo fare, ma no, non possiamo con questi spicci. Potremmo dormire in macchina. Ok. Però non abbiamo né cibo né acqua. Aspetta, proviamo a dormire. No, nessun dormire, Ninna. Io non riesco a dormire se prima non bevo un po' d'acqua. Ok, allora andiamo al supermercato.
supermercato. Con questi spicci prenderemo un po' d'acqua. Il supermercato di notte, sì, certo, come no. Ci sono i supermercati aperti. Ah, sì? Allora sai che ti dico, va bene, guida tu, portami in un supermercato aperto di notte. Io odio Matti in queste situazioni, vedete, diventa particolarmente acido. Fammi ragionare, una cosa, dobbiamo trovare una sola soluzione. Chi è che abita qui vicino e che potrebbe ospitarci o prestarci dei soldi per dormire in un hotel? La donna delle pulizie. Ma che cosa c'entra? Abita a 50 minuti di distanza da casa nostra. Allora Matti, io non lo so, dormiamo in macchina. Dormiamo in macchina? Sì. Dormiamo in macchina! Ok, dobbiamo solamente trovare un parcheggio molto isolato e possiamo dormire in macchina. Ok. Ma tu sai davvero dove stiamo andando? Allora, io so dove devo andare, però non so la strada per arrivare lì. Ah, ottimo, alla grande. Vabbè, internet ce l'abbiamo ancora, esiste Google Maps, eh? Vabbè, vabbè, tanto questa è un'avventura, andiamo a caso. Ah, Carrefour Market aperto 24 ore su 24. E questo come lo conoscevi tu? Che domanda è? Non lo so, Marti, andiamo? Vabbè, abbiamo 2 euro. Come pensi che sopravvivremo noi una notte con 2 euro? Scopriamolo. Oh, odio queste cose. 2 euro. Abbiamo 2 euro e dobbiamo sopravvivere una notte con 2 euro. Cosa compriamo? 2 cose da 1 euro. Andiamo a cercare. 2 cose da 1 euro. Beh, mi sembra che una sia per forza l'acqua. Sì, l'altra la Nutella. No, no. Questa costa 1 euro. Possiamo prenderla? Oh, Nina, ci sono gli Oreo, prendiamo gli Oreo, ti prego. Costano più di 1 euro. Oh, ok, va bene, prendi la tua barrettina. Ma se io prendo solo un cucchiaino di Nutella, il cucchiaino costerà 10 centesimi. Quindi posso prendere 10 cucchiaini di Nutella per fare 1 euro. Posso farlo secondo voi? Secondo me no, però vabbè. No, scusami un secondo, ma da quando in qua costano così tanto le acque? Cioè, guardate, 1,39, 1,39, 1,50, 1,50, 1,50, 2,15. L'unica che costa meno di 1 euro è questa. Ed è frizzante, a me l'acqua frizzante non piace. 40 centesimi rimasti e tante ore con cui sopravvivere. Però abbiamo questo. Oh, dai, prendi un pezzo, direi che ce lo meritiamo dopo questa sventura. Direi proprio di sì. Che buono, aspetta. Oh, piccolo! Piccolo, ma che... Dai, Ninna, guarda che ci dobbiamo sopravvivere tutta la notte con questo. Buonissimo. Ok, fammi provare un pezzettino. Molto buono, però adesso basta. No, un pezzetto. Ninna, dobbiamo resistere tutta la notte. Questo lo gestisco io, perché tu te lo mangeresti tutto in un minuto. Secondo te, quanto vale un gettone? Quello è un gettone della sala giochi, lo sai? Sì. Proviamo a scambiarlo con qualcuno, non lo so. Vabbè, adesso partiamo però. Matti? Che c'è? Mi scappa la pipì. Stai scherzando, vero? No, Ninna, allora, il supermercato è aperto, ma il bagno dove lo troviamo ora? Mi scappa la pipì fortissimo. Che cosa facciamo? Dimmelo tu, io non lo so. Non lo so, non riesco a pensare quando mi scappa la pipì. Vabbè, andiamo in giro e vediamo se troviamo un bagno. Ok. Senti, mi è venuta un'idea. Ok, meno male. L'unica persona che potrebbe avere un paio di chiavi di casa nostra, o comunque che potrebbe ospitarci per la notte, è il nostro caro, carissimo manager. Vincenzino? Sì, Vincenzino. Hai ragione! Esatto, quindi ora noi andiamo a casa sua, senza dirgli niente, e gli suoniamo. Ok, però tu la sai la strada, perché sto guidando io, ma io non so le strade, ok? Non so come arrivare a casa di Vincenzino. Sì, allora, te lo dico io. Ok, vai dritto. Poi a un certo punto devi girare a destra. Qui? Sì. Ninna, ma che cosa stai facendo? Io stavo girando davvero a destra. Ninna, non provarlo a non provare a mangiarlo, Ninna. No. Ah, sì? Ninna, solo perché sto guidando non posso rubartelo, ma non provare a mangiarlo. Dicono che la pipì si tamponi con il cibo. E quindi mi stai dicendo che tu devi mangiare perché devi fare pipì? Sì. No, vabbè, non ci posso credere. Guarda, rimarremo senza cibo tra 2 ore. Tra 2 ore, guarda, guarda, sarà mezzanotte ancora. Mezzanotte. Ok, allora bevo, così mi scapperà di più ancora la pipì. E mi lamenterò ancora di più, sei contento? Oh, senti, fai quello che vuoi. Non ti voglio parlare più. Ah, sì? Non ti parlo più. Va bene, intanto io ho avuto l'idea geniale di andare da Vincenzino il manager. E tu? No. Quindi, quando lui ci ospiterà per dormire, io gli dirò non fare entrare Matti perché lui non mi vuole parlare. Scopriamolo. Ah, sì. Perfetto. Sai cosa succede se tu hai sbagliato la tua intuizione e lui non ci risponde, vero? No, non lo so. Chi è?
siamo noi, non è che è un letto in più per dormire, per ospitarci, perché noi abbiamo, insomma... Poi ti spieghiamo, sì. Vince? Vince? Ha chiuso. Aspetta, recitofono. Non risponde. Oh, non ci posso credere, lo sapevo. Io lo licenzierei. E ora cosa facciamo? Questa è la cosa che ho pensato io. Ora penserò a una tu. Mezzanotte e 18, direi che possiamo dormire. Beh, almeno abbiamo trovato un posto al buio, anche se ci abbiamo messo tipo un'ora, però vabbè, questi sono dettagli. Sì, fa un po' di paura in realtà. E quindi ora cosa dovremmo fare? Dobbiamo stendere i sedili? Sì, così, ok. Ok, sì, è abbastanza comodo. Ok. Buonanotte. Ok, ci provo anche io, ma io non riesco... E il mio non si stende. Si stende più di così, Ninna. Allora dormi così, Manti. Devo dormire seduto. Spegni la macchina almeno. Ok, ho capito. Ecco. Grazie. Buonanotte. Come faccio a dormire così? Vabbè, prova a dormire, Matti, notte. Matti. Matti. Che c'è? Senti questi rumori? Sì, effettivamente li sento anch'io. Ma che ore sono? Non lo so, sarà l'una di notte, sarà. Cos'era? Matti? Che era quel flash? Non lo so. C'è una persona lì. Matti, scappa! Ci stanno scattando una foto? Non lo so. Perché ci sta scattando una foto? Ma quello? Non sta scattando una foto. Matti è nascosto. Nina, si sta avvicinando. Matti, ti prego. Accende le luci. Matti, ho paura. Scappato. No, dobbiamo spostarci da qua, Nina. Dobbiamo spostarci da qua subito. Matti. Aspetta, fammi mettere la retromarcia. Ho paura. Ma poi lì c'è un parco, è tutto buio. Un parco? Sì. Potremmo andare a dormire lì. Ma non ci pensare nemmeno, parti. Vabbè, andiamoci. Allora, con calma, respira. Perché Nina, tu mi fai venire ansia. Vabbè, perché hai ansia. Passeggiare a quest'ora di notte non è una buona idea. Ma comunque magari ci viene in mente qualcosa. Cioè, qua abbiamo un parco. Guardate. Cioè abbiamo letteralmente un parco gigantesco. Non lo so, costruiamo una tenda e nascondiamoci nel parco. Senti, questa non mi sembra una bella zona. Nemmeno a me, tornerei... no, nemmeno a me. Corri. Ma ti pare che andiamo a dormire sul pianerottolo di casa. Almeno lì siamo al sicuro. Andiamo a dormire sul pianerottolo di casa, dai. Ma io non capisco come sia possibile che qualcuno ci sta seguendo di notte. Ci sta... Non lo so, sarà un fan. Se è qualcuno di voi che sta guardando questo video, non è affatto divertente. Matti, ma com'è possibile? Ma che ne so io? Non lo so. So solo che l'hai visto anche tu due volte. Quello c'è stato la prima volta, prima quando ci ha scattato la foto dietro all'albero. Ed era palesemente un fan, perché chi scatta una foto? Vabbè, ok. Sono le 2 di notte. Secondo te i nostri fan sono fuori a quest'ora? No. Che ne so, a che ora dormite voi? Scrivetecelo nei commenti. Vabbè, comunque ora torniamo a casa e ci mettiamo a dormire fuori la porta. Per terra? Sì. Sul pavimento. Beh, vuoi dormire qua per strada? No, non voglio dormire qua per strada, ovviamente. Ma soprattutto non voglio che qualcuno mi stacchi la testa alle 3 di notte. Anzi, appunto, alle 2:32. Quindi ci mettiamo sul pianerottolo e domattina chiamiamo il ferramenta. Ok. Che ne dici se proviamo a dormire qua sotto? Guarda, non è male. Tutti questi rumori? Nina, io non ho alternative, sicuramente non dormo lì fuori. Ok. Perché devono succedere tutte a noi queste cose? Guarda, abbiamo ancora un po' di barretta però. Non mi va. Allora me la mangerò io. Non è affatto male, lo ammetto, ma se qualcuno entra nel cancello, magari la persona che ci stava inseguendo, che facciamo? Chiamiamo la polizia. Va bene, falsacchiotti. Noi siamo qui, stiamo per dormire e ci vediamo domani. Cercheremo qualcuno che ci apra la porta e torneremo nella nostra casa. Buonanotte.